il palco delle autorità. Buongiorno al sindaco di Frasso Telesino, Giuseppe Di Cerbo. Giuseppe, vero? Sì. Sindaco, è la prima volta che Frasso si integra nell'organizzazione della festa? No, Frasso ha sempre partecipato a questa manifestazione come rappresentante. Ma mi pare che ci sono cinque comuni che hanno... Sì. Siamo cinque comuni che abbiamo aderito al POC con capofila il comune di Solopaco. E questa è la prima volta. E questa è la prima volta che si fa una cosa del genere, abbiamo aderito tutti quanti con convinzione, in quanto questa situazione consente alla... consente la promozione dei prodotti del territorio, in special modo il vino, ma questo non ci deve far dimenticare che appresso al vino vengono anche gli altri prodotti, come per esempio l'olio, che è precipuo delle nostre zone. E di cui Frasso si vanta, mi pare che... Certo, detto questo è importantissimo rilevare anche che, essendo questa la 40ª edizione, quindi da... sono 40 anni che questa festa dell'uva viene fatta, è importantissimo che ha una risonanza superiore alle altre volte e mi auguro che questo possa portare un maggior rientro economico a tutte le aziende che operano, che lavorano e che hanno finanziato con quello che potevano questa manifestazione. Grazie sindaco, siccome come lei diceva è la prima volta che Frasso si integra nell'organizzazione, sì, mi pare che si sta andando verso una cooperazione molto forte tra i comuni della Valle Telesina. A tal proposito io lo voglio ricordare che c'era il progetto in corso dell'Unione dei Comuni. Sì. Se magari Frasso è stato chiamato a questo tavolo, lei può dire qualcosa in proposito? Sì, questa integrazione dei comuni è una legge dello Stato che e noi già abbiamo in questo senso un accordo con i comuni di Melizzano, Tuggente e Limatola, dove già abbiamo accorpato parte dei nostri servizi. Senza fare però una unione dei comuni? No, c'è un'intesa in origine, però siamo in attesa che la legge sia compiutamente assegnata e quindi noi riusciamo a fare questa unione. Per cui sindaco, a titolo informativo, mi pare che si parlava dell'unione delle terre del Gambacorta, esatto. È quella, ma non è compatibile con la città telesina unione di cinque comuni? Sono diverse con capoluogo, come associazione, con capofila telese? No. Il vostro capofila chi è? Non c'è nessun capofila, siamo tutti paritetici. Una unione paritetica? Esatto. Non è possibile accorpare le due, fare un discorso di fronte? La legge a questo livello, prima si parlava di accorpamenti fino a 10.000 abitanti, adesso vediamo un poco come evolve la situazione legislativa e ci comporteremo. Grazie sindaco, mi pare di ricordare che Frasso ha partecipato anche con un carro qualche anno. Sì, 3-4 anni fa. Con dei bellissimi carri, mi sì. Pare Frasso e Melizzano. Sì. Lei come vede la prospettiva che oltre a sfilare dei carri dei rioni possano sfilare dei carri di comuni? È sicuramente un fatto positivo che svilupperà ulteriormente e darà sicuramente vigore a questa manifestazione. Un'ultima cosa, quali delle feste più importanti ci sono in Valle Telesina equiparabili a questa festa dell'uva? Beh, annualmente penso che sia solo questa. Per quanto riguarda sicuramente le altre feste, sicuramente i riti settennali ogni 7 anni li chiamano. E la vostra terra vecchia, sindaco? E la nostra terra vecchia anche ha una valenza, chiaramente negli anni 80 era molto più in voga in quanto era la novità.